La dieta di Meghan Markle? La flexitariana. Si tratta di un regime alimentare che consente di dimagrire sino a 4 kg a settimana e di salvare il mondo. Proprio così, la duchessa di Sussex, da sempre attenta alle tematiche ambientali, ormai da anni segue una dieta molto particolare. Si tratta di una scelta più flessibile rispetto a quella vegana e vegetariana, perché consente il consumo in piccole quantità delle proteine animali e, oltre a fare bene all'organismo, aiuta anche il pianeta. La dieta è stata ideata nel 2009 grazie ad un'iniziativa di Paul McCartney e delle sue figlie, che hanno promosso il Meat Free Monday, un progetto per spingere le persone ad abbandonare la carne almeno una volta a settimana per fare bene all'ambiente. L'idea si è rivelata un successo e il concetto di flessibilità ha conquistato moltissime star, da Gwyneth Paltrow a Cameron Diaz, passando per Emma Thompson, Richard Branson, Ellie Goulding e ovviamente Meghan Markle, che ha convertito alla dieta flexitariana anche il marito Harry. A differenza di Kate Middleton, che per affrontare in perfetta forma le sue nozze con William aveva scelto la dieta Dukan, a base di proteine, l'attrice di Suits è una grande sostenitrice della Flexitarian Diet. Come funziona? Si tratta di un regime vegano e vegetariano, ma flessibile, in cui 2 volte a settimana si possono consumare proteine animali. Gli alimenti principali, però, rimangono i vegetali, in particolare frutta, verdura, legumi e semi. In questo modo si tagliano le calorie e si riescono a perdere sino a 4 kg a settimana, ma soprattutto si assume un atteggiamento ecosostenibile. Ogni giorno si consiglia di consumare almeno una porzione di verdura cotta e una cruda, 2 frutti e una porzione di frutta secca per fare il pieno di benessere e dimagrire. Il menù prevede una colazione a base di latte di mandorla, un frutto di stagione e pane tostato. A pranzo potete gustare spaghetti integrali con pesto e pomodorini, accompagnati da verdure grigliate. A merenda optate per un frutto oppure delle mandorle, mentre a cena concedetevi un minestrone di legumi e verdure con broccoli al vapore come contorno. 2 volte a settimana inserite nel menù giornaliero una porzione di proteine animali, scegliendo fra pollo, tacchino oppure pesce magro.